Orione era noto per essere uno splendido gigante e un abile cacciatore. Di conseguenza, il gigante e la dea Artemide divennero amici intimi e compagni di caccia. Questa vicinanza fece crescere l'affetto tra Orione e la dea, ma Artemide aveva fatto voto di castità e non si sarebbe mai unita a nessun essere maschile. Tuttavia, i suoi sentimenti per Orione stavano facendo vacillare le sue convinzioni. Apollo notò che questa relazione metteva in pericolo la purezza della sorella e che la rottura del voto avrebbe disonorato Artemide. Il dio decise che bisognava fare qualcosa. Apollo inviò un enorme scorpione per abbattere subito il gigante. La lotta tra i due colossali nemici fu intensa e brutale. Lo scorpione e Orione finirono per morire. Non appena Artemide seppe che Orione era morto, corse nel luogo in cui era caduto il gigante. Per quanto fosse devastata dalla perdita, non avrebbe permesso che fosse dimenticato. La dea immortalò il suo compagno di caccia, collocandolo tra le stelle con la costellazione di Orione. Anche suo fratello Apollo onorò il grande scorpione per il suo sacrificio, formando la costellazione dello scorpione.